Tornati in studio qui con noi. Come sapete c'è con me il dottor Alessandro Prota che è medico veterinario, esperto in medicina integrata. L'argomento sono le conseguenze della sterilizzazione e della castrazione nel cane. Ci siamo lasciati sull'anatomia. Del cane e soprattutto quello che viene fatto con la sterilizzazione e la castrazione, cioè la rimozione delle gonadi. E abbiamo capito che queste gonadi sono veramente molto importanti a livello del sistema completo del nostro cane e soprattutto per la produzione di ormoni. Adesso, però. Eh, voi direte, ma non c'è quindi nessun'altra alternativa, dobbiamo tenere il nostro cane intero. In realtà non è proprio così, perché ci sarebbe un altro tipo di intervento, che per quanto riguarda la femmina c'è un intervento, una parte di rimozione, poi lascerò la parola al dottore. Nel cane, è un pochino, nel cane maschio è un pochino più diverso. Io direi di ritornare alla nostra slide con l'anatomia, di modo che lei può spiegarci questa differenza. Sì, allora mh, diciamo qual è la spinta oltre al problema del tumore alla, alla mammella e alla piometra e ovviamente tutte le problematiche inerenti ai testicoli, quindi eventuale cancro alla prostata, cos'è che spinge ancora, forse ma ancora di più, la sterilizzazione e la cassazione per evitare le nascite tendenzialmente. Quindi per il controllo delle nascite. E' quello che spingono soprattutto le associazioni e i canili. Quindi, problema grosso, la spiegazione che ci viene data spesso che la sterilizzazione e la castrazione sono fondamentali per il controllo delle nascite. Ovviamente, non puoi dargli torto, perché effettivamente, facendo questo tipo di intervento, tu eviti che quel cane possa procreare, quindi mettere in giro altri cuccioli. No? Posso farle una domanda? Perché abbiamo parlato della piometra, che diceva appunto che sono. Anche queste le motivazioni per cui viene consigliata la sterilizzazione, abbiamo parlato della piometra, come aiutare il nostro cane anche con l'alimentazione. Sì. Invece per quanto riguarda il tumore alla mammella, il tumore alla mammella si può fare tantissimo perché il tumore alla mammella risente soprattutto anche di una tossicità. Risente dell'infiammazione cronica. Quindi, se noi riusciamo a tenere a bada l'infiammazione cronica, riusciamo a evitare quei picchi insulemici che sono poi predispongono anche quelli al tumore alla mammella e cerchiamo di evitare tutta quella serie di distruttori endocrini che vanno a stimolare gli ormoni e quindi attraverso un'attività estrogeno simile, evitando alcune sostanze tipo, che riducono l'aromatasi, che è quella che trasforma poi il testosterone in estrogeno. Avendo questa accortezza noi possiamo evitare ovviamente lo sviluppo della mammella. A proposito sempre della mammella, le false gravidanze, alcune, si è visto che addirittura la falsa gravidanza riduce l'incidenza eh, diciamo, eh, della piometra, quindi questa ci potrebbe aiutare ancora di più. Noi avevamo sempre il terrore della falsa gravidanza. La maggior parte dei miei clienti che domandano per quale motivo ho esterizzata, perché purtroppo il mio cane andava in falsa gravidanza. La falsa gravidanza è qualcosa di naturale. Se noi vediamo in natura che succede, la muta, eh, in una muta di cani, alcuni, alcune cani vanno in falsa gravidanza. Per il motivo perché? Perché se dovesse malcapitatamente morire la mamma, quelle altre fanno un pochino da balia e quindi danno il, il, cioè, il nutrimento al cucciolo. Quindi è una forma di sopravvivenza nell'ambito di, una, di, una, di, 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 diciamo, di un gruppo, ecco, di un branco. Quindi la natura è importante in questo. Che cos'è che predispone alla falsa gravità? Predispone soltanto, spesso, una carenza di dopamina. La carenza di dopamina è dovuta all'eccesso di cortisolo, l'eccesso di cortisolo è dovuto allo stress, stress in, inteso sia stile di vita, ma anche un eccesso di... Infiammazione perché l'infiammazione porta all'aumento del cortisolo, aumenta la prolattina e quella è responsabile della falsa gravidanza. Quindi, dobbiamo agire a livello ormonale, dobbiamo avere una maggiore diciamo, cultura di questo modulare questi ormoni, dobbiamo cercare di tenere la dopamina alta, evitare l'eccesso di cortisolo e Nel caso dovesse venire la falsa gravidanza, noi abbiamo a disposizione dei fitoterapici, per esempio l'agnocasto che ha un'azione progestinosimile, perché è il calo di progesterone che crea questo problema. Noi diamo l'agnocasto, possiamo, possiamo dare altri rimedi fitoterapici, che adesso la discorrea villosa, sono tutti fitoterapici che hanno un'azione progestinosimile, quindi possiamo agire col fitoterapico. Allora che ci serve il farmaco, daremo anche del farmaco, perché due settimane non succede niente. Cioè, anche perché questo è un episodio che viene due volte all'anno. Poi col tempo questa falsa gravidanza a volte si riduce. Ma se abbiamo visto che la falsa gravidanza riduce il rischio di piometra, e a maggior ragione dobbiamo essere anche un po' più tranquilli, no? Ma quindi, cioè, per tirare un po' eh, le somme a questo discorso, eh, la piometra, tumore alla mammella, falsa gravidanza, non è dato dalla ripetizione dei calori? È dato proprio da tutti questi altri fattori certo, che lei ha menzionato: innovazione, gestione, alimentazione, tossicità. Anche perché se no si sarebbero. Cioè il mio discorso è si sarebbero estinti in natura. Certo, perché certo. guardiamo in natura che succede. Non certo vengono sterilizzati in natura, no? eppure campano benissimo. Quindi dobbiamo cercare per il discorso delle nascite, che io do ragione ai canili e alle varie associazioni, se veramente ci tengono, una volta che ci hanno sentito in questa trasmissione e sanno a cosa vanno i co perché poi non ci siamo dimenticati di dire, quando parlavamo prima di effetti collaterali che c'era il cancro, stiamo parlando di linfomi, leucemie e mangiosarcomi, tumore alle ossa. C'è una maggiore predisposizione, soprattutto nei cani medio e gigante, di avere l'osteosarcoma. L'osteosarcoma significa un macello per un cane di media e grassa taglia. Quel cane non vive più gli devi amputare l'arto, come fa a campare con tre zampe? Lo può fare per un certo periodo di tempo perché non ce la fa più a sostenere il peso. È una tragedia il nostro sarcoma. La maggior parte dei miei clienti e che poi vengono. O voi sei in un posto dove si può rimuovere. La maggior parte dei miei clienti che vengono alla mia osservazione e mi dicono il mio cane c'è il nostro Io lo mando da subito: è sterilizzato? Sì. E io domando perché l'ha sterilizzato? Eh, così mi è stato detto. Quindi ci vuole più coltura da parte del proprietario, non ci vuole, quelli, quei Deplian servono anche a quello, almeno per dare al proprietario capire a cosa va incontro, poi sarà stesso lui a decidere, però la responsabilità se la deve prendere lui. Non vuole il sangue, quei 15 giorni di, di, di estro, perfetto, però poi va incontro a, a una situazione del genere non è piacevole: un, un, un infoma, una lecemia. Una mangiosarcoma, che sono tumori che si ingrandisce la mizza, a volte poi sanguina, quindi vanno in pronto soccorso per un'emorragia importante e da lì poi chemioterapia, se prendi la strada sbagliata sappiamo quello che succede e quindi grossi, grossi problemi. E poi lo diciamo sempre: che i nostri animali veramente sembra che si stiano ammalando delle nostre stesse patologie. No. In realtà ah, stiamo capendo che sicuramente anche una correlazione con la sterilizzazione esatto. che ormai è, è parecchio Benissimo. diffusa a questa incidenza. Allora, allora vediamo incontro alle, cerchiamo di capire... al, al fenomeno delle nascite. Esatto, okay. il perché problema... c'è un piano B. Oh, c'è il piano B, perché come tutte le cose bisogna ragionare sulle cose. Allora, che cosa sta succedendo? C'è una maggiore consapevolezza non qui in Italia, eh, in America, dove ci sono delle associazioni che stanno divulgando, stanno cercando di aumentare, soprattutto le università che abbracciano una politica della isterectomia e della vasectomia. Cioè che cosa significa? Significa asportare solo l'utero e quindi non impedisci le nascite tendenzialmente, no? Se levi l'utero non può procreare e la vasectomia nel maschio, anche lì non può più procreare. Partiamo dalla femmina. Con la nostra slide, sempre allora, per capire perché. La mia domanda, esatto. che le ho fatto prima della trasmissione, esatto. ma la condivido, dicevo: come fanno a rimanere le esatto. vai lì sospese? Ci hanno un legamento e hanno lo, i loro vasi dove In vengono... realtà non sono tra virgolette no, sospese, no, 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 hanno tutto un loro no, sistema. No, no, hanno un apparato sospensore, poi ci sono dei vasi che vanno a errorare la, la ghiandola, quindi può stare benissimo da sospendere. E non vanno solo... incontro a necrosi. Assolutamente. Si deve asportare l'utero, ovviamente, si asporta mm. l'utero sotto l'ovaio e la cosa importante non bisogna lasciare nessun diciamo eh eh, se vogliamo, parte di utero, cioè si deve arrivare proprio vicino alla, alla cervice, proprio in corrispondenza alla vescica. Qui vedete, sono gli ureteri, quindi bisogna stare attenti che nella legatura non vengono, vengono introdotti, perché a volte può capitare che vengono prese anche un po' gli ureteri, oppure nello, nella, nella legatura a volte c'è un'aderenza. E è lì che succede? Che diventano. No, e qui succede un grosso problema perché non può drenare più l'urina e quindi ah, il dì, rene come, è un problema enorme. Vabbè, comunque deve essere fatto con una certa maestria, Okay. Allora questo è un intervento che sembra banale, però deve essere fatto bene, cioè, non si può tralasciare il moncone uterino assolutamente, perché se no, grazie all'Ovaie, questo moncone va incontro a piometra, piometra di questo pezzettino qui. E quindi dare aderenze, problemi anche al cario dei frei, quindi bisogna saperlo fare, ci vuole una scuola, ci vuole che le università incominciano a, diciamo, a ingentivare questa, questa tendenza, in modo tale che nel tempo sicuramente avremo meno asportazione di ovaio. Ecco, questo è l'intervento, vedete, questo è il nostro utero, dobbiamo stare molto attenti, ad andare proprio sotto in prossimità. A volte questo intervento, devo dire, non viene fatto nel migliore dei modi, perché purtroppo si pensa, si, si banalizza un po' questo intervento, invece deve essere fatto per bene. Questo per quanto riguarda la femmina, quindi lasciamo le ovaie e togliamo soltanto i corni uterini e l'utero. Però fino alla cervice, eh, mi raccomando. Anzi, dovremmo. parte della cervice deve essere tolta. Nel maschio invece, che succede? Nel maschio invece è un po' più complicato. Eh? Più complicato, perché? Perché è un intervento che bisogna farlo con una certa precisione, ci vuole un ambiente sterile. Ricordiamoci che a volte le sterilizzazioni vengono fatte anche in ambienti un po'. eh non proprio al top di una sala chirurgica, vabbè comunque deve una, ci vuole una certa maestria perché si deve isolare il deferente e discontinuare il deferente, ok? Non si può tagliare soltanto, si deve discontinuare e si deve legare perché altrimenti si può ricanalizzare il dotto deferente. È qui che passano gli spermatozoi, quindi noi che facciamo? Discontinuiamo il dotto deferente con una legatura che possibilmente non deve andare in conto al granulomi. Quindi bisogna fare una buona scelta del materiale da sutura. Quindi bisogna essere bravi a fare questo tipo di intervento. Bisogna stare attenti perché nell'aprire, diciamo, questa parte, diciamo che viene fatta davanti al testicolo, ecco, davanti al testicolo, questa è l'incisione in davanti al testicolo, si deve aprire questa tunica e dopodiché poi si deve risuturare, quindi bisogna essere molto eh, attenti in un ambiente sterile, bisogna rispettare la sterilità. Una volta fatto questo, bisogna stare attenti, altrimenti si rischia, se viene fatto male l'intervento si rischia la formazione di ernie. Ecco, quindi vedete la differenza tra quei due interventi. Qua ci vuole molta maestria. E ci possono essere degli effetti collaterali, oltre alla, alla formazione di ernie, ci può essere un'infiammazione che si chiama granuloma dei due punti di sutura. Come diceva prima. Addirittura ci può essere che il materiale spermatico, non potendo più scendere, si va a accumulare nell'epididimo in questo canale può dare anche un po' di orchite, un po' di infiammazione del attessivo. Quindi non sempre avviene, però una percentuale ci può stare. Allora che succede questo, si asporta. Il testicolo, però abbiamo tentato, almeno abbiamo dato qualche anno a questo soggetto di svilupparsi il suo sistema immunitario. Perché è una cosa che mi sono dimenticato: che è fondamentale. Questi soggetti sterilizzati vanno incontro a disfunzioni cognitive, demenza senile. Questi cani, a una certa età, il cervello non funziona. Sono poco attenti, poco reattivi, perché gli estrogeni e il testosterone sono due ormoni fondamentali per la struttura del cervello, capito? Quindi ah, hanno una sorta di Alzheimer, ecco, disfunzione cognitiva intesa come Alzheimer. Ecco perché è importante gli estrogeni e il testosterone per dare una qualità di vita al cane nel tempo. Tu lo fai invecchiare prima con tutta una serie di problematiche. E poi la sua una disfunzione cognitiva è bruttissima avere un cane con disfunzione, a volte non riconosce nemmeno la sua strada. Cioè, è reversibile la vasectomia nel cane? No, la vasectomia una volta fatta no, è, no, no, definitiva. è definitiva. L'unica cosa è che se c'è un problema per il testicolo, a volte si può avere anche un po' un edema scrotale, se non è fatto bene questo tipo di intervento ci possono essere delle complicanze, sì, quindi ernie, infezioni. Quindi il discorso vasectomia è un po' più delicato, però. Secondo me si dovrebbe incominciare a farla studiare più all'università, cioè i, i studenti dovrebbero incominciare a apprendere più questa tecnica, anche perché se incominciano a aumentare i professionisti che fanno questo tipo di tecnica, sia l'istectomia fatta per bene che la vasectomia, potrebbero avere un loro mercato, secondo me, interessante, perché se la persona si convince di, di far sì che quegli ovai, quel testicolo, rimangano nel, nel, nel proprio cane, che vedono l'importanza, eh? allora sarà più richiesto questo tipo di intervento. Ma se loro non lo spingono lo stesso loro, se cioè non danno la giusta informazione al proprietario, è ovvio che siamo arretrati. In America già si sta diffondendo questa cosa e i soggetti isterectomizzati e quelli sottoposti a vasectomia hanno una sigla, una X e una Y, in modo tale che sanno che questo soggetto è stato isterectomizzato o, o vasectomizzato. Quindi già si stanno organizzando in questo senso, soprattutto parlo di canili, a società, Ecco, questo vedete: l'isterectomia fanno un segno X e la vasectomia fanno un segno V, in modo tale che tu riconosci che quel soggetto è stato sottoposto a questo tipo di intervento. Eh, quindi in America sono sempre un po' più avanti di noi, diciamoci la verità. Questo questa mentalità secondo me si avrà fra qualche anno, io purtroppo queste cose le ho dette già tanto tempo fa, se voi seguite i miei webinar io già due o tre anni fa incominciamo a spingere, a stare attenti alla sterilizzazione della stazione, adesso stanno incominciando nell'ambito universitario a fare qualcosa, stanno incominciando a sensibilizzare un po' di più. In questi ultimi dieci minuti io mi concentrerei sui gatti, perché ho un appunto che mi fanno sempre i nostri telespettatori che parlo più di cani che di è gatti bello, e purtroppo bello. anche in questa puntata bello. sarà un po' più limitato l'argomento, ma c'è un perché, dottore. Eh sì. Allora, il gatto è un argomento un po' a sé, nel senso perché? Prima di tutto i cicli non sono così distanziati dal cane ogni, due, ogni sei mesi. Sono cicli continui nel periodo della stagione, quindi queste povere bestie vanno veramente incontro a infiammazione dell'ovaio, si formano delle cisti, quindi c'è sofferenza da parte della gatta e questo lo manifesta con strofinamento, rotolamento. Insomma, si vede che un gatto che è in fase di calore soffre. Miagolì. Mia <ride> quindi è veramente molto difficile gestire un gatto femmina. Nel maschio poi c'è il problema che continua a spruzzare, spruzzare. a marcare. Mm. È ovviamente un Anche lì è un'urina, ha un difficile. cattivo odore bruttissimo, quindi veramente molto difficile gestire. Poi, per quanto riguarda l'intervento, l'istectomia della gatta non vedo nessun problema. È un po' più problematica la vasectomia, che bisogna essere un po' più là è una sorta di microchirurgia, bisogna essere più attenti. però sono due interventi che, volendo, si potrebbero fare. A mio avviso, è difficile gestire un gatto intero, sia maschio che femmina, proprio per una questione di convivenza. E nel gatto, il discorso, tutto il discorso che noi abbiamo fatto per il cane, quindi di una sterilizzazione, o di una castrazione, di rimuovendo le gonadi, è sempre è la stessa, la stessa cosa. cosa? Certo, viene meno il discorso dell'ostosarcoma, però parlando di malattie. Sulla sfera immunitaria, quindi allergia, autoimmunità, problemi tiroidi. E poi nei, nei gatti, eh, soprattutto nei maschi, abbiamo, ma anche nelle femmine, il problema a livello della sabbia in vescica certo. molto, molto certo. diffuso è il problema i certo. reni. Certo. Certo. Tutto questo si va a collegare a un discorso di castrazione? Certo. Influisce di molto, influisce molto, ma soprattutto l'obesità, perché molti gatti sono obesi, sono sovrappeso, sì. disfunzioni tiroidee, perché l'estrogio è fondamentale nel regolarizzare la tiroide, quando, quando le estrogeni vengono meno, perché poi una cosa importante che volevo dire, sempre parlando... Delle problematiche inerenti all'asterizzazione, che con l'asterizzazione si ha un caching che si chiama caching atipico. Perché si chiama così? Perché è un caching dove non c'è un eccesso di cortisolo. Se noi andiamo a fare la diagnosi, cioè facciamo delle analisi e il medico lo va a testare attraverso il test per, per il caching, vede che il cortisolo non è eccessivamente elevato, quello che trova modifica che purtroppo non viene fatto, perché noi non abbiamo questa mentalità di andare a fare la ricerca di estradiolo, progesterone, testosterone, un po' come nella donna, no? Noi non facciamo questo tipo di ricerca, tendenzialmente. Però c'è una dominanza estrogenica. E la dominanza estrogenica fa parte di questo caching atipico. Sono estrogeni molto pericolosi, che infiammano e producono, in quel caso, tutta una serie di, 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 di problematiche, soprattutto sull'asse ormonale. Quindi parliamo di un caching atipico, dove anche lì la ghiandola, diciamo, surrenale è ingrossata. Quindi a volte si, si, si sbaglia a fare la terapia andando a, a, diciamo, a, a concentrarsi sul cortisolo. Si dovrebbe fare più una terapia concentrata su quella che è la dominanza estrogenica. Si chiama proprio caching atipico. Perciò io credo molto... Della, della terapia ormonale sostitutiva. Io credo moltissimo. D'altronde, in umana adesso gli ormoni bioidentici vanno moltissimo. C'è la terapia anti-age no? che cerca proprio di riequilibrare un po' l'asse ormonale. Anche se so che molti hanno paura, quando si parla di ormoni, c'è sempre la paura dei, dei tumori. Qua parliamo però di ormoni bioidentici che hanno la stessa struttura chimica di ormoni naturali. Okay? Quindi in natura, cioè noi rispettiamo la stessa struttura naturale che possono arrivare sia da una, degli ormoni chimici, cioè quindi elaborati in laboratorio, oppure naturali da, da alcuni fitoterapici. Noi cerchiamo di riequilibrare un pochino quello che si è perso. Ma lo possiamo anche fare nei soggetti interi, eh? perché dire, se noi facciamo una, un, diciamo, un, un, un ragionamento e vogliamo... Diciamo migliorare la qualità di vita di questi soggetti e quindi dare un po' di testosterone al maschio per dare una certa vitalità. Si è visto, per esempio, a proposito di testosterone, in America c'è un professionista che fa le, inocula il testosterone ai soggetti sterilizzati, maschi, che purtroppo hanno grossi problemi di artrosi e una, una, diciamo, una muscolatura molto deficiente. Si è vista che con l'introduzione di questo testosterone l'animale aumenta la sua vitalità, la sua forza e migliora anche il dolore. Perché? Perché il testosterone è importante proprio nella forza muscolare. Quindi dando degli ormoni a questi cani e a questi gatti possiamo migliorare anche la loro qualità di vita. Ovviamente bisogna darli in un certo modo perché no, poi rischiamo di avere effetti collaterali importanti. Ecco perché vengono dosati in maniera particolare. Io preferisco sempre la via transdermica che non va a livello epatico e quindi non crea tutta una serie di metaboliti che possono essere cancerogeni. Leus è un pastore tedesco di 7 anni. Presenta una sintomatologia che non è così rara nel pastore tedesco. Ha una lassità dei legamenti, di quello che per noi è il polso, quindi a livello di carpo, tale per cui l'arto va a sovra distendersi, quindi ha un angolo d'appoggio che diventa patologico, diventa. Inizialmente fastidioso per poi diventare doloroso. Tutto questo diventa tanto più eh, grave nel momento stesso in cui insorge eh, artrosi, quindi degenerazione anche delle cartilagini e degenerazione di tutta l'articolazione. In questo caso c'è una scansione TAC che ci fa vedere eh, la complessità della regione, è questa la situazione: nel senso che questo è un polso di cane come vedete è costituito da più fila di ossa eh, e la sua problematica sta in questa articolazione, che è quella cosiddetta del carpo, ossia del polso. È un'articolazione complessa, sono più fila di ossa, tra di loro sono rivestite e eh, come dire, combaciano una con l'altra grazie alla cartilagine, in questo caso c'è una problematica di degenerazione, ma... L'unica cosa che possiamo fare quando la degenerazione è così avanzata è bloccare completamente l'articolazione. Quindi quello che noi faremo sarà di mettere un impianto, quindi una placca dorsale, quindi craniale qua davanti, in maniera tale da bloccare l'articolazione con un angolo che sia funzionale alla camminata. Per fare tutto questo dobbiamo preparare la regione anatomica, è una chirurgia che chiamiamo di salvataggio, che la definiamo quindi come ultima spiaggia se vogliamo, proprio perché non possiamo più salvare l'articolazione. Quindi fresiamo, portiamo via tutte le cartilagini, rimane chiaramente l'osso, osso su osso, vengono usati degli innesti, si dice autologhi o eterologhi, di, di materiale che aiuta l'ossificazione e faremo in maniera che tutte queste sezioni, vadano a fondere l'una con l'altra. Perché questo? Perché la placca che andiamo a mettere è vero che consente una rigidità, è vero che consente una stabilità, ma è una stabilità temporanea. Perché? Perché un impianto non può reggere eh, la vita. Gli impianti sono metallici, subiscono quello che viene chiamata fatica, eh, gli ingegneri lo capiscono molto bene e anzi meglio di noi, e significa che a un certo punto o si rompono o sostanzialmente perdono di stabilità. A quel punto noi dobbiamo aver vinto questa corsa, cioè l'osso deve essersi fuso completamente su se stesso in maniera tale che la tenuta meccanica di questa zampa sia consentita dalla fusione dell'osso, non più dall'impianto. Per cui dopo alcuni mesi questo impianto è anche rimovibile, non serve più. Questo è l'esempio che uso più spesso, cioè una corsa tra l'ortopedico, l'impianto e la malattia che deve guarire prima che ceda l'impianto. la dottoressa Sabattini porterà in sala il paziente Zeus e svolgerà la chirurgia insieme a me è una chirurgia che adesso vi descriverà lei passo la parola allora Zeus è un pastore tedesco di 7 anni e 4 mesi che presenta una lassità legamentosa a livello del carpo e delle fratture inveterate probabilmente dovute a a dei traumi passati da, da salto o sovraesposizione fisica. Eh, diciamo che l'intervento che andiamo a fare è un intervento che va sostanzialmente a bloccare l'articolazione del carpo totalmente, si effettua eh, un accesso dorsale, si vanno poi a fresare le, le cartilagini in modo che non ci sia più movimento e se, si blocchi l'articolazione ad un angolo fisso in modo da limitare in quel modo l'instabilità e il dolore. Per quanto riguarda il postoperatorio si eseguono generalmente dei bendaggi morbidi o seccati per le prime tre settimane e poi si passa ad un tutore per assicurare appunto ehm, la guarigione della sintesi. Andiamo in sala operatoria a operare Zeus che è pronto. Lascio nelle mani della dottoressa Chiara Cerutti per consigli inerenti all'estate, prevenzione, profilassi e quant'altro. lo va de mecum, soprattutto adesso che ormai i nostri amici animali fanno parte veramente in senso stretto della famiglia e quindi volentieri vengono nelle nostre trasferte sia al mare che in montagna. Allora, la proposta eh, convinta è sempre un piccolo check prima dal vostro veterinario di fiducia perché, perché siamo in partenza, quindi c'è un aspetto legislativo da prendere in considerazione, abbiamo il diretto sanitario in ordine, andiamo in un paese dove ci serve il passaporto, talvolta va organizzato e un po' programmato il nostro intervento perché serve la vaccinazione antirabbica, perché servono dei documenti per la certificazione dello buono stato di salute e quindi è importante un attimo organizzarsi e pianificare la questione. Poi, naturalmente, ricordarsi, e questo ce lo ricordano già eh, tutti i veterinari, quindi tutti i nostri colleghi: ricordarci l'importanza della profilassi stagionale. La profilassi stagionale è un momento importante che riguarda. Eh, i pet soprattutto perché ormai eh, è importante per la loro salute ma anche per la nostra, esistono malattie trasmissibili da vettori, artropodi, da pulci e zecche e quindi i nostri, um, i nostri pet vivono costantemente a contatto con noi, vivono spesso volentieri non solo sui nostri divani ma anche sulle nostre lenzuola, negli ambienti di casa, quindi è importante eh, naturalmente preservare loro e preservare anche noi stessi dai rischi epidemiologici eh, in cui possiamo incorrere. E allora che cosa la profilassi stagionale che può essere la profilassi quindi per la filariosi innanzitutto in forma iniettiva oppure con le compresse e naturalmente ha eh, implemento anche la vaccinazione per la leishmaniosi che è sempre di più una realtà dell'italia e non più del nord italia del sud italia pardon ma sta arrivando appunto anche nel nord italia e comunque la cartina geografica dell'europa ci dice che eh, riguarda più stati quindi importante per perché la profilassi è davvero un momento di prevenzione. Curare alcune di queste patologie diventa stressante, dispendioso, faticoso sia emotivamente che a livello economico e poi c'è proprio un rischio clinico da tenere in considerazione, in debita considerazione. Quindi ci sono anche dei prodotti per la repellenza che servono proprio in questo frangente a implementare la coperta eh, della protezione, che possono essere collari e naturalmente possono essere spotonna. Per ogni animale, ogni paziente è bene costruire eh, su misura un vestitino o comunque un'armatura eh, a seconda delle esigenze, a seconda anche del nucleo familiare in cui vive, a seconda delle abitudini, se sta in casa, se sta fuori, se fa molte trasferte eh, a, in, al mare oppure in montagna e quindi motivo di più un piccolo colloquio con il vostro veterinario di fiducia può essere molto utile e poi eh, da persone fashion, sempre nella valigia, oltre che la nostra valigia, un piccolo kit per eh, i nostri pet, che si può comporre eh, di che cosa? Beh, naturalmente, sicuramente di magari spray che sono facili da applicare per eh, repellenza e per aspetto lenitivo, quindi diventano anche dei piccoli disinfettanti per le occasioni, magari eh, per, per i piccoli inconvenienti che possono capitare. Eh, gli occhi sono sempre. Ehm, di solito un po' un tallone d'Achille, e quindi l'utilizzo di eh, gocce oppure di salviettine. Che possono servire per lenire ma anche per disinfettare in attesa di tamponare e valutare se l'episodio si risolve spontaneamente, c'è cioè una remissione clinica spontanea o se è necessario invece contattare una struttura veterinaria e poter eh, valutare eh, il, lo stato clinico dell'animale in generale per evitare di non avere dubbi inutili ma soprattutto di non avere neanche preoccupazioni reali. E poi naturalmente anche con parto gastroenterico, soprattutto per i viaggi, appunto le trasferte. Talvolta i cambi di cibo e quindi i prodotti che possono servire come integratori anche per l'apparato eh, intestinale. Quindi piccolo kit eh, per loro, piccola valigia per i nostri pet e naturalmente oltre alle nostre eh, enormi valigie. Abbiamo finito la giornata, eh, quindi finalmente si va a casa, anche Camilla deve andare a casa, tra un po' andrà anche lei. Eh, ho piacere di anche raccontarvi di questo hobby che porto avanti, è un hobby di scrittura, per cui ho avuto la fortuna di trovare un editore, anzi l'editore che ha trovato me ha deciso di pubblicare dei romanzi che ho scritto, ovviamente sono sempre un po' in tema cani, avventure, montagna, il, mi porto dietro questo personaggio che è un, uh, un uomo di medietà uh, il cui amico è appunto questo Pastore tedesco, meticcio di pastore tedesco, che si porta come dire, dietro in tutte queste avventure. Eh, sono tre i romanzi che ho scritto: uh, il primo era L'aria di Sonia, che è un romanzo che è uscito bah, un po' di anni fa, in pieno Covid, mentre l'ultimo, dello stesso editore, è proprio uh, L'odore dell'urlo, che è un'altra avventura sempre per questa coppia un po' particolare. Uh, ho messo dentro la passione per il mio mestiere, la veterinaria, quindi qualche passaggio di veterinaria c'è, montagna e situazioni sempre in ambiente con qualche spunto, qualche riferimento anche agli sport della montagna e soprattutto alla vita di questi, di questi quadrupedoni. Nell'ultimo è un'avventura un po' particolare, nel senso che è coinvolta una lupa, per cui c'è tutto una... Una lunga parte in cui in realtà si, si svolge questa avventura che coinvolge sì questo cagnone, ma coinvolge anche una lupa, per cui tocca anche un po' dei temi ambientali, vita in montagna e situazioni di questo tipo. Sono romanzi disponibili in tutte le librerie eh, o sull'immancabile Amazon. Cos'altro dire? Io mi diverto a scriverle e spero che vi divertiate a leggerle. Come sapete, quello che noi proponiamo qui a Telecolor, il più delle volte lo abbiamo anche sperimentato nella nostra vita, proprio perché ci piace portare a voi quello in cui noi crediamo davvero. E proprio perché io credo nelle potenzialità di questa pianta, proprio perché ho visto con i miei occhi, vorrei sottoporvi un caso che purtroppo eh, ho, ho dovuto assistere. Lei era Xina. Eh, queste sono le foto. Xina aveva circa 7-8 anni, era stata salvata dall'associazione Priedor Emergency in Bosnia. Xina era stata diciamo, portata in questi canili, poverini d'emergenza, de queste ragazze stanno facendo veramente tantissimo, la situazione è drammatica. I proprietari insomma se ne volevano disfare perché Xina era arrivata ad avere un tumore mammario delle dimensioni che si vedono nella foto. Come vedete la massa è al pari di una palla, era un qualcosa che le dava oltre che dolore, fastidio, le da portava anche tantissima umiliazione. Xina dai veterinari in Bosnia è stata subito operata per cercare di rimuovere questa massa che aveva anche molta infezione, insomma si era rotta, aveva, insomma, andava rimossa. Purtroppo, come vedete, la situazione di questa massa è tremenda, tanto che nell'operazione hanno dovuto rimuovere il più, possi il più possibile, ma eh, la ferita con molta fatica hanno cercato di ricucirla. Nel viaggio per arrivare da me in Italia che avevo deciso di stallarla perché le condizioni erano veramente molto molto difficili. Purtroppo il tessuto che lo vedete era molto rovinato, adesso io non ho purtroppo i termini tecnici, magari Fabiola mi può venire dietro, ma è molto chiaro che nel viaggio questa pelle si era completamente riaperta, i punti non avevano tenuto perché c'era questa infezione, insomma il, il tessuto, la pelle non teneva. Nel frattempo ho fatto proprio la trasmissione qui a Cani e Gatti, avevo conosciuto Fabiola in collegamento e ho detto proviamo la cannabis terapeutica. Allora, come vedete questa è l'applicazione, se torniamo indietro, ecco qua benissimo, qua è proprio un'applicazione topica, esatto. come mi avevi consigliato, lei lo prendeva sia per bocca che eh, sulla ferita, tra l'altro era bravissima, poverina si lasciava medicare, si lasciava fare tutto. Abbiamo utilizzato ozonoterapia esatto. in crema e cannabis terapeutica sempre in crema. Tra l'altro non bruciavano, non davano fastidio se le lasciava applicare con molta tranquillità. E se andiamo avanti, questa era proprio all'inizio all quando è arrivata, quella dopo, già qui, anche se è brutta da vedere, però... Si inizia ad avere una ferita più pulita o sbaglio, Fabio? Pi più Fabiola. pulita, ma si intravedono anche i primi processi di cicatrizzazione. Ecco, magari Quindi te la lascio commentare che mi ellispessimento, quell'ispessimento che si vede anche lungo i bordi è un inizio di processo cicatriziale. Era una ferita enorme, eh, non esatto, so se rende l'idea sì. da casa, erano sono stati 6 cm per, per... Sì, era quattro. molto grande. Era veramente era grande, grande. E nessun veterinario che l'aveva vista ci credeva sulla possibilità che di, si richiudesse eh. la pelle. Qua dopo Qua, un paio di settimane. sì. Eh? sì. Eh? Cioè, siamo su un altro livello. Esatto. È stata sì. libera, non ha più preso antibiotici, insomma anche abbiamo, lasciato, abbiamo deciso proprio di far respirare esatto. questa ferita, infatti si vede anche magari un po' di trucciolo sì, che non sì, doveva sì. esserci. <ride> e questa è lei, quando la ferita si è completamente chiusa, era veramente a fatto due mesi e mezzo a stare proprio bene. Il eh. cane era felice, il obiettivo. cane era in forma. Qua eravamo in passeggiata... A po' con tutti gli altri, lei si faceva il bagno, insomma, quella giornata era un po' così il magone se l'è proprio goduta. E qua era lei in tutto il suo splendore quando poi è stata proprio all'apice dello certo. star bene. Anche perché quel tumore, comunque, prometteva già delle metastasi pulmonari Infatti. che lei aveva sicuramente. Poi Infatti. sono tumori proliferativi che crescono rapidamente. Per cui abbiamo concesso a questo cane due mesi, ma due mesi di vita fatte per bene e È la qualità, la della, qualità vita. della vita, ma io poi dico anche nel premorte, cioè aiutarli, accompagnarli. In questo senso, secondo me, è di fondamentale importanza. Qui non era più umiliata, si no, sentiva ma bene, ma era, uno era sguardo, davvero felice. Ha lo sguardo felice, ha lo sguardo felice di, di qualcosa che sta cercando, sta guardando, eh, anche la coda, cioè ha un'espressione che ti dice sto bene ora, sto bene. Secondo me questo è il regalo più grande che tu le possa aver fatto. Dopo ovviamente a fine estate abbiamo dovuto accompagnarla perché verza. come hai detto tu, purtroppo quello che lei aveva avuto anticipava già un qualcosa che erano le metastasi polmonari esatto. che poi hanno finito per riuscire sulla pelle della schiena e lì purtroppo eh. abbiamo dovuto decidere quello certo. che era il meglio per lei, non si poteva intervenire, ma rispetto a quello che era stato, che comunque volevano già abbatterla ai proprietari, esatto. sembrava già un quadro veramente molto molto complesso, non le davano speranza, lei si è fatta otto mesi con noi eh, okay. e quei mesi si gli è fatta veramente molto molto. Eh, non bene. sono pochi, eh. E, e, e non sono pochi non sono per un pochi cane, per, se ci pensiamo. Per questo tipo di patologia, per quello che aveva, non sono pochi. Otto mesi non sono pochi, sono tanti. Quindi la mia povera Xina, sono, a vederla mi fa ancora tanto male, però io sono stata contenta e ti ringrazio no. qui perché mi hai supportato veramente tantissimo e poi ecco adesso chiudo, proseguiamo, passiamo agli altri casi, però io stesso ho visto le potenzialità esatto. della cannabis terapeutica. Andiamo avanti, vediamo i, i prossimi casi da commentare insieme Fabiola. Sì. Perché sono veramente tanti i, sì, no, no, i soggetti che ti passano tra, tra le mani. Esatto. Un Labrador. Allora, eh, i, i Labrador arrivati ad una certa età iniziano a avere problematiche alla schiena. <coughs> eh, lui e Giulio eh, avevano avuto una crisi eh, cervicale o di dolore cervicale acuto. Uh, aveva difficoltà anche a fare le scale tenendo presente che lui ha una storia di canile, aveva avuto delle fretture al posteriore e niente, in, qui lo abbiamo praticamente stato bombardato, uh, ha fatto, aveva fatto anche degli infiammatori per la fase acuta, oltre alla cannabis, e poi abbiamo fatto tre giorni, okay? quindi non è che ha fatto tutti questi giorni di antinfiammatorio. E quello che si vedeva prima nel video a fianco che nuotava nel fiume contro corrente è lui. E lui. E direi che anche qui. E anche qui abbiamo il risultato. In più in questo video, eh, adesso mi, mi commuovo, c'è l'altra cagnolina che era la sua sorellina, questa piccola nera, che ha avuto un linfoma cutaneo di quelli. Brutti, ma brutti perché eh, nel giro di sei mesi, in realtà le avevano dato due mesi di vita, eh, non eh, c'erano cioè, tante cose da fare. Anche lei sotto cannabis, eh, ti dico solo che il giorno prima che andasse via lei era nel bosco a cacciare le lepri. E, e quindi anche lì, cioè, che cosa le abbiamo donato, quello che le restava ehm, in, in modo bello, attivo. E lei mi ha ringraziato, eh, mi ha ringraziato. Cioè, io l'ho sentito questo ringraziamento da parte sua. E eh, proprio quando la qualità, detto, quando ah, si parla di questa di qualità, qualità, perché eh, non si può parlare no. di miracoli no. e di... E, e di risolvere no, no. tutto e sempre non facciamo cioè, i per i miracoli qua non, si non... sta parlando di cercare di donare su casi già comunque molto compromessi esatto. la migliore qualità, qualità di vita il più lungo possibile esatto. esatto lo scopo è quello Qui abbiamo... lui è Biagio un fox terrier di 15 anni in questa foto è l'anno scorso aveva avuto un episodio di ischemia, qui in realtà aveva già iniziato a prendere eh, la cannabis eh, nella fase acuta perché non avevo il video ed era di, di qualche giorno, per cui di solito quando hanno un'ischemia stanno a terra ed è difficile farli rialzare se non fai terapie cortisoniche. Con lui non è stata fatta alcuna terapia cortisonica, ha fatto solo ed esclusivamente cannabis. Nell'altro video a fianco è viaggio dopo un anno e mezzo, per che cui vai che va in passeggiata. È vero, con la testolina un po' più di lato, però che si fa ancora la sua vita è di un cane di 16 anni. E direi che è più che soddisfacente questo risultato. Anche lì non abbiamo usato farmaci, non, non ce n'è stata la necessità e lui vive solo col suo CBD. Solo esclusivamente col CBD. Non ha preso neanche il CBG perché <coughs> ancora non ce l'avevamo in produzione. Per cui ha preso solo il CBD. Vediamo il prossimo. Ah, oh, questo è un caso molto interessante. Lui è Sam. Uh, lui è Sam... E adesso non c'è più Sam perché in questo video aveva già 15 anni, 14 anni e, ed è stato il primo caso dove ho capito l'importanza della qualità di un buon prodotto. Eh, già faceva uso di altri prodotti eh, che però eh, non avevano dato i risultati per cui la proprietaria poi aveva smesso, non glieli aveva più dati. Eh, abbiamo cambiato completamente prodotto, abbiamo usato un full spectrum significa che c'è tutto il profilo terpenico ma in generale in que quello che uso è sempre completo è un prodotto che non prevede uso di cristalli né isolati quindi è la pianta che viene estratta tal quale subisce logicamente i suoi processi di filtrazione eh, ma non viene modificata nel suo fito complesso e la risposta è stata non immediata di più perché questo era il giorno prima dove lui zoppicava sì, allora, sì, si vede proprio una rigidità vede, una vada, sì, esatto. ok nell'altro video era la proprietaria che praticamente eh, vi richiediamo di mandare esatto. indietro che così ci concentriamo sul video di destra ok direi molto più sì, sciolto molto nel più movimento sciolto, ma c'era la proprietaria che gli aveva lanciato il bastoncino Cioè. Lo sguardo, la lettura dello sguardo, risollevato, dove ha detto: Ah, finalmente non ho più quel dolore che mi stava massacrando. E, e non è cosa da poco. Per cui abbiamo donato a Sam uh, un bel periodo di vita. Eh, certo. Cioè, soprattutto una camminata serena, tranquilla, non ho avuto più. Questo camminare, questo zoppicare così, anche perché era arrivato a prendere anche dei farmaci che per assurdo lo suonavano completamente, senza regalargli invece quello che sta facendo in quel video, quindi regalargli la possibilità di fare una passeggiata, annusare, correre, giocare eh, per quelle che è la sua età. Andiamo avanti, vediamo chi abbiamo dopo. Ecco. Oh, ecco qua. Ci allora, questa è questo è Viola, ci tenevo a questo caso perché eh, io ho conosciuto Viola eh, l'estate scorsa, eh, la proprietaria mi aveva chiamato perché aveva avuto un problema di ischemia, ma che aveva anche un problema agli arti, quindi un problema di zoppia. Eh, avevamo iniziato la cannabis, anche qui ripeto: non abbiamo mai usato THC, ma. Il cane era sempre sotto cortisone, cioè questo cane prendeva cortisone, non, non, non so, dico mesi, ma probabilmente era anche anni. Che cosa è successo? Che dopo un po' di tempo i risultati del cortisone sono quelle placche che vedete addosso al cane, una dermatite purulenta eh, che ha massacrato il cane. Nella seconda foto era già in via di guarigione. Ma quello che vedete in testa ce l'aveva praticamente su tutto il corpo. Ma lì che organo stava sfogando? Era... Probabilmente il fegato. Il fegato. Probabilmente il fegato. Perché... Era sovraccarico. Era sovraccarico. E poi anche il suo sistema immunitario, perché comunque c'è una repressione del sistema immunitario col cortisone. Anche giusto. E, e lì era tutto infetto. E è arrivata un una dermatite da safilococco per cui ha dovuto fare tanta terapia e siccome era una consulenza che facevo, seguivo online, dicevo alla signora per favore interrompa il cortisone, basta cortisone per favore. Per fortuna poi mi ha ascoltato e un, un collega onesto ha detto signora lei stava uccidendo il suo cane con tutto questo cortisone. E il risultato è quello che vediamo adesso a destra, a distanza di un anno. Beh. Eh, direi. Che direi. L'ho vista anche lei, l'ho vista un paio di settimane fa che sono andata uh, in provincia di Udine dove c'era anche lei e l'ho vista da vicino, eh, è, è spettacolare. Cioè, eh, la vedi che anche lei ha 15 anni. 15? Ha 15 anni. Mamma mia. <ride> cioè Diamole. Vediamole quelle che, quel che le resta ma le resta ancora tanto certo. la, la proprietaria è contentissima perché mi dice mi avevano veramente dati, dato pochi mesi di vita a questo cane e invece il risultato è questo a distanza di un anno è viole ancora qua caspita eh. vediamo se abbiamo ancora sì. ah sì. si sì, questo sì, è sì. Spidi eh, è, è, è un anche io ho tutti i cani ultra anziani perché questo? perché si arriva sempre troppo tardi mm. eh, all'uso dei cannabinoidi. Quindi, scusa, dopo torniamo a Spidi. Sì. si può lavorare anche in prevenzione? Assolutamente sì, è un ottimo supporto. Cioè, magari ar arriviamo a quella patologia, a queste cose, il più tardi possibile. Per cui assolutamente si può lavorare in prevenzione. E come per noi, noi abbiamo l'abitudine ormai di prendere gli immunostimolanti perché ci aiutano. Con la febbre e con l'influenza, ok? Lo possiamo fare lo stesso anche con la cannabis, nessuno ce lo vieta perché non fa altro che andare a dire al nostro sistema endocannabinoide: guarda, puoi lavorare meglio. Quindi, assolutamente sì, il problema è che poi ci arrivano sempre troppo tardi ed era quello che diceva anche Calvi. Mi piace questo riportare quello della medicina umana perché in realtà determinate cose si sovrappongono. Perché quello che c'è in umana c'è anche in veterinaria. Lui è Speedy, che aveva queste crisi eh, di questo tipo, Mamma mia, non povero. si riusciva a risolvere. Tra parentesi lui è un cagnolino a cui intac non è uscita fuori l'ipofisi e il suo organismo fino a questa età aveva completamente compensato. Abbiamo Una, iniziato dalla nascita quindi. dalla nascita, non aveva l'ipofisi, per cui aveva ah, alle analisi del sangue, aveva eh, ipotiroidismo, aveva il surrene che non funzionava bene. E per mia curiosità e per capire anche un po' anche queste crisi, eh, ho fatto fare un mineralogramma. Che cos'è il mineralogramma? Il mineralogramma non è altro che un esame del pelo, che però mi va a guardare tutte quelle che sono ehm, le disfunzioni minerali che mi influiscono sulla, eh, sui nostri processi fisiologici, ok? Calcio, fosforo, sodio. Sì. In più, nella sua forma intracellulare, che significa che Prima delle analisi del sangue, io ho la possibilità di capire dove dov sta lo scompenso. Quando è arrivato fuori dalla cellula, questo scompenso lo abbiamo già avuto, per cui abbiamo già l'ipotiroidismo, l'ipertiroidismo e tante altre patologie metaboliche. Porto come esempio queste perché sono quelle più semplici da comprendere. E per assurdo è venuto fuori che il suo organismo... Aveva compensato questa sua mancanza sì, di ipofisi. Sì. ci sono logicamente degli squilibri, è inevitabile, anche perché è un cane anziano, non è un cane giovane. Però, anni, anni. Lì, anni, anche lui, penso che abbia sui 14-15 anni, adesso non mi ricordo, però l'età è quella, tutte medie, prima e dopo. Prima e dopo. <ride> Questo è dopo un mese e mezzo di CBD. Comunque anche i risultati sono abbastanza. Immediati, cioè non è che sì, si debba aspettare, no, 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 aspettare anni tanto, o mesi no. e mesi, cioè, no, anche dopo un mese e mezzo un cambiamento di questo tipo, con poi miglioramento graduale esatto, giorno per giorno. Esatto. Addirittura a volte ci raccontavi che anche il giorno dopo, il giorno anche dopo il giorno ancora, dopo. a volte poi hanno la proprio è delle. È soggettiva anche lì, la risposta è soggettiva, i dosaggi sono soggettivi, così certo. come le percentuali. Purtroppo il problema di lavorare con questo tipo di prodotti è che non hai uno standard, ma perché lavora sulla soggettività e non sull'oggettività quindi ti lavora sull'organismo Calvi, stasera l'abbiamo nominato ah, eh, sì, stasera gli, gli, fischieranno, gli fischieranno eh, le orecchie ha sempre nominato questa, questo importante triangolo tra medico, veterinario, paziente e chi prepara il prodotto esatto questo proprio è... la scelta, l'importanza anche del prodotto a livello qualitativo sì. E che ci sia sì. connessione nel triangolo, perché è importantissimo. Dicevamo proprio che un prodotto standardizzato non andrebbe bene. No. Perché per ogni soggetto c'è da studiare la terapia che, va, che è adatta a lui. Più indicata. Esatto. È così, è così, assolutamente. So che hai in futuro un, in mente un progetto di formazione proprio a livello... Sì, c'è in mente il itinerario, esatto, sì. C'è in mente, quindi speriamo di portarlo avanti eh, anche con un'altra visione che è diversa da quella che si legge un po' sui libri, perché per quello che ho studiato e per quello che ho visto nell'applicazione eh, ci sono un po' di differenze, ma ripeto anche perché in veterinaria non ci sono grossissimi studi è da pochi anni che si è iniziata ad usarli. Più negli Stati Uniti per assurdo si è partito con i cavalli, eh, ma su cani e gatti di studi non ce ne sono tantissimi. Su che animali l'hai già utilizzata? Perché abbiamo allora, parlato principalmente di cani e gatti. Ma no, in realtà l'ho utilizzata sui cavalli che rispondono molto bene, eh, sui conigli. Ma l'abbiamo usata anche su un camaleonte di una mia amica e sui pappagalli anche. E... Basta, non me ne sono capitati Beh. perché poi no, non <ride> Comunque, facendo animali. Io vorrei ricordare ai nostri telespettatori, perché non l'ho detto all'inizio, che il tuo studio veterinario è a Cassano Magnago, provincia sì. di Varese, giusto? Sì, esatto. Io voglio veramente ringraziare di cuore per tutto quello che ha portato e anche per quello che hai portato nella mia vita la dottoressa Fabiola D'Angelo, veterinaria, esperta di fitoterapia, ozonoterapia e terapia neurale. Benvenuti e bentornati a Zampe Pulite, la rubrica sui diritti animali dell'associazione Gaia Animali e Ambiente. Oggi a Zampe Pulite parliamo di orsi. Parliamo di orsi perché sono tornati, ahimè tristemente alla ribalta, gli orsi da aprile di quest'anno, quando c'è stato quel drammatico incidente tra un orso o un'orsa. E un runner, un giovane ragazzo in Trentino. La vicenda purtroppo è nota perché è uscita su tutti i giornali, su tutte le televisioni: eh, appunto questo incidente eh, tra probabilmente mamma orsa JJ4, anche se ci sono dei tecnici che ancora eh, pensano che non sia stata in realtà JJ4, comunque sicuramente un orso. E eh, appunto questo, questo runner, Andrea Papi, un ragazzo che eh, era solito andare nei boschi e correre nei boschi. Eh, che cos'è successo? Probabilmente che eh, fisicamente, almeno questo dicono i maggiori esperti, fisicamente i due soggetti si sono proprio scontrati, non si sono visti. Eh, eh, sappiamo che i runner quando corrono nel bosco, soprattutto sono dei veri sportivi come era appunto il runner che poi è stato trovato morto, sono molto silenziosi e quindi eh, l'unica cosa che è certa è che probabilmente eh, i due l'orso e il runner si sono trovati in una curva cieca e quindi si sono proprio eh, scontrati e da qui ne è nata una colluttazione perché tutti e due spaventati hanno reagito e ovviamente eh, l'orso è fisicamente molto più forte, purtroppo eh, il ragazzo è rimasto eh, morto eh, nel bosco. Eh, io ci tengo però, io così come tutti gli esperti di eh, etologia, gli esperti zoologi, ci tengo a dire che non si deve parlare di aggressione di un orso nei confronti di un uomo, bensì di incidente, perché quello è stato, eh, lo spiega la letteratura scientifica, gli orsi, in particolare l'orso bruno alpino, non aggrediscono gli uomini, l'orso non aggredisce l'uomo, non fa parte del suo patrimonio genetico, non fa parte del suo eh, assetto comportamentale. Non fa proprio parte del suo etogramma, tant'è che, ci spiega la letteratura scientifica, che questo è il primo caso di incidente dove rimane ucciso un uomo in Italia da 150 anni a questa parte. Eh, non è interesse dell'orso, non è che l'orso sia buono o altri animali siano cattivi, non è interesse dell'orso aggredire l'uomo, semplicemente è una cosa che è al di fuori, eh, come dire, del suo comportamento, quindi della sua mentalità. L'orso, quando vede un uomo, tende a scappare o tende comunque ad allontanarsi. Ecco perché si tratta di un incidente, esattamente un tragico incidente. Ovviamente, esattamente come purtroppo quotidianamente ci sono tragici incidenti stradali, appunto sulle strade, ogni giorno qualcuno muore in incidenti automobilistici che nessuno ha voluto creare, così come ci sono purtroppo quasi settimanalmente tragici incidenti sul lavoro, che ovviamente nessuno ha mai voluto creare, così come ci sono tanti troppi incidenti venatori. Pensate che soltanto dal 2007 a oggi ce ne sono stati 354, con 90 vittime della caccia eh, ogni anno, ad ogni stagione venatoria e qui per uno sport, ecco, anche in questo caso bisogna parlare di incidente, non come purtroppo ha fatto la provincia di Trento e hanno fatto... Tanti mass media, soprattutto in Trentino, non di un'aggressione di un orso nei confronti di un uomo, ma di un incidente tragico. Ehm, purtroppo la, lo storytelling o il racconto che hanno fatto i media spinti dall'istituzione provincia di Trento è quella invece di orsi aggressivi, orsi assassini, orsi che si nascondono nel bosco e, e aspettano solamente di sbucare fuori dal bosco per eh, azzannare poveri turisti o poveri locali. E non è così, è un racconto completamente falso, completamente fake, che purtroppo da alcuni mesi... Uh, sta mettendo in atto proprio un'istituzione, provincia di Trento, uh, creando una strategia della tensione sbagliatissima, creando paura nelle popolazioni. Io stesso ho sentito alcuni trentini dire: Io ho paura di casa, ho paura a uscire di casa, ho paura ad andare nei boschi perché ci sono gli orsi. No, l'orso non aggredisce l'uomo. C'è stato un incidente negli ultimi 150 anni. C'è più probabilità di essere punti e di morire eh, da, per, per una vespa o per un'ape, statisticamente, o per una vipera, se si esce di casa e si fa nei boschi, che non per un orso. E, però purtroppo lo storytelling in provincia di Trento è questo. E va ribaltato, come stanno cercando faticosamente di fare, zoologi, etologi, Esperti di comportamento animale e, e gli studiosi del, dell'orso, ricercatori e gli scienziati. Eh, da, eh, in Trentino ehm, c'è stato un progetto, il progetto Life Ursus, che in questo momento viene molto contestato, che è quel progetto che appunto ha riportato gli orsi sui monti Trentini. Eh, ci sono sempre stati storicamente gli orsi in Trentino, sui monti trentini, eh, erano arrivati quasi all'estinzione perché fatti oggetto di, di caccia, di caccia esasperata eh, nel, nei, nei secoli e nei decenni passati. C'erano ancora quattro orsi in Trentino, ma tutti e quattro maschi, tutti e quattro anziani. E allora nel 1999 è stato varato, è stato varato questo progetto Life Ursus che eh, mirava a ripopolare Parzialmente eh, le montagne trentine di orsi per la tutela della biodiversità, non per il capriccio di, di qualche naturalista o di qualche ambientalista o animalista, ma per la tutela della biodiversità. Questo progetto, Life Ursus, è stato messo in campo dalla provincia autonoma di Trento, da, ehm, dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica, che è un istituto statale che si occupa appunto di fauna selvatica, che oggi si chiama Ispra, e eh, da altri soggetti scientifici. Eh, oltre che dal parco Brent, Adamello Brenta, è quindi un progetto scientifico eh, che poi è stato finanziato dall'Unione Europea, quindi la provincia di Trento non ha tirato fuori neanche una lira. Eh, ed è un progetto scientifico che ha funzionato perché nel 99, nel 2000 e nel 2001 sono stati reimmessi nelle montagne Trentine, oltre ai quattro orsi che c'erano. 10 orsi, alcune femmine soprattutto, per appunto ripopolare i Monti Trentini. E, eh, perché ha avuto successo questo progetto? Perché oggi gli orsi sono tra i 75 e i 120 eh, su quei territori, ma non si sa neanche il numero perché a un certo punto purtroppo il progetto è stato sottratto dal parco Adamello Brenta ed è eh, diventato gestito direttamente dall'istituzione provincia autonoma di Trento. Quindi non più ricercatori, non più gli scienziati, ma degli amministrativi e dei politici. Da quel momento, eh, a nostro avviso, come Gai Animali Ambiente, sono iniziati i problemi perché il progetto prevedeva, oltre al, all'inserimento, alla reintroduzione di alcuni orsi, anche tutta una serie di altre cose che non sono più state fatte. Tra queste... Informazione alla popolazione, comunicazione pop alla popolazione su come rapportarsi con la presenza degli orsi, che appunto non sono animali assassini, che non hanno nessun interesse a attaccare l'uomo perché l'uomo non fa parte della dieta dell'orso, che tra l'altro è prevalentemente vegetariano, è onnivoro, è un grande predatore, ma è prevalentemente vegetariano. L'uomo non fa parte della dieta dell'orso, quindi l'orso scappa, si allontana quando vede l'uomo. E. Ehm, ma purtroppo la popolazione trentina è stata lasciata senza informazioni, senza quelle capillari informazioni che invece ci sono, per esempio, in Abruzzo, dove è presente eh, un'altra nutrita schiera di orsi, l'orso bruno marsicano, che è sempre un, uh, un orso bruno, ma è un po' più piccolo dell'orso alpino, ma è comunque sempre una bella bestia. Ecco lì. Ci sono anche lì da sempre gli orsi bruni marsicani. Entrano financo nei borghi, nei borghi cittadini. Ma diversamente che in Trentino, sono ben accetti perché tutti gli abruzzesi che hanno ricevuto informazioni costanti e capillari a partire probabilmente dalla scuola eh, sanno che gli orsi. Eh, se lasciati stare, non sono assolutamente pericolosi per l'uomo e quindi danno anche i nomi a questi orsi. Mentre in Trentino purtroppo si chiamano JJ4, MJ2, eh, MJ24, hanno dei nomi di sigle, in Abruzzo invece vengono chiamati Amarena, Juan Carrito, li conoscono gli orsi che si avvicinano ai borghi, che entrano nei borghi e sono degli ospiti, anche loro, graditi di quel territorio, eh, esattamente come ospiti di quel territorio sono gli umani. Questo è per una mancanza di informazione e di comunicazione all'accettazione dell'animale che eh, purtroppo eh, c'è in eh, provincia di Trento. Soprattutto l'atteggiamento è cambiato, ahimè, da quando è diventato governatore della provincia di Trento un signore che si chiama Maurizio Fugatti. Che è un politico di professione e che ha un atteggiamento nei confronti della fauna selvatica che è eh, medievale. Eh, Maurizio Fugatti, eh, noi ce lo ricordiamo, già nel 2011 faceva, e lui era già europarlamentare della Lega, eh, faceva campagna elettorale in Trentino. Eh, per diventare eh, governatore della provincia di Trento eh, con feste della Lega a base di carne di orso. Questo tanto per dire insomma, il personaggio che eh, atteggiamento può avere oggi che è governatore della provincia di Trento in una equilibrata gestione di fauna selvatica di orsi e di lupi. Feste della Lega a base di carne di orso totalmente illegali completamente illegali, cioè un uomo delle istituzioni, un parlamentare europeo che faceva delle feste provocatorie in maniera illegale, tant'è che intervenivano i carabinieri dei NAS, dei nuclei antisofisticazioni, a fermare queste feste perché la carne di orso non si può mangiare. E, e però, questo è l'atteggiamento tra virgolette culturale, purtroppo, di uno che poi è diventato governatore della provincia di Trento. Non per questi motivi, evidentemente spero per altri motivi, ma che quindi sulla gestione del corretto rapporto uomo-altri animali, uomo-ambiente-altri animali sa probabilmente poco nulla. E quindi, appena. Maurizio Fugatti è diventato presidente, o governatore della provincia di Trento, è iniziata una campagna di odio nei confronti degli orsi. Eh, ci sono tante cose che eh, fanno dire, ci fanno dire come Gai Animali Ambienti, che Maurizio Fugati è un pessimo politico, o almeno ha fatto pessima politica quantomeno nel settore della gestione degli orsi e del progetto Life Ursus. Ma prima di parlare di tutte le manchevolezze di questo governatore che fa mala politica, invece voglio parlarvi di una cosa bella, eh, voglio parlarvi di Ryan, voglio parlarvi di dei cani, dei cani che come Gaia Animali e Ambiente e Diamoci la zampa salviamo, salviamo prevalentemente dal sud Italia, ma non solo, li facciamo venire al nord, eh, li curiamo, li rimettiamo in sesto dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista psichico, mentale, li teniamo in svariati rifugi, Ryan che vedremo sta al rifugio di Arzagodadda in provincia di Bergamo e poi alla fine cerchiamo per loro delle belle famiglie perché il rifugio deve essere soltanto un momento di transito eh, perché il cane che noi teniamo in rifugio poi deve trovare una famiglia e allora chiedo alla regia di farvi vedere il video di Ryan dove lui si racconta. Lui è Ryan. È, è nato a gennaio del 2016, è arrivato da noi in rifugio a giugno del 2017, è arrivato da noi perché Ryan era un cane di strada, ma le volontarie dopo l'ennesimo avvelenamento sul territorio non si sono fidate a rimetterlo in strada e quindi lo hanno tenuto loro in rifugio. Però Ryan è un cane molto esuberante, loro non avevano moltissimo spazio e quindi hanno cercato un posto che potesse avere spazi più ampi. Da dare, in modo che lui potesse dare sfogo alla sua esuberanza e quindi ci hanno chiesto di ritirarlo e qui da noi ha tutto lo spazio di cui ha bisogno. Eh, Ryan da quando è qui è molto migliorato e quindi adesso diciamo, abbiamo voglia che trovi la, la famiglia per lui. La famiglia ideale per Ryan è una famiglia non tanto allargata, che non vive in un contesto cittadino che abbia comunque una famiglia dinamica, che abbia del tempo da dedicargli e voglia di fare delle cose con lui. Con eh, un riferimento agli altri cani, allora, non va d'accordo con tutti, quindi sarebbe meglio come figlio unico comunque fare un avvicinamento con un eventuale cane di famiglia. Detto ciò è un cane bravissimo, stupendo, ama sicuramente fare le passeggiate e i bagni dove lo portiamo qui fuori. la scheda di Ryan, un cane simpaticissimo, un cane a cui cerchiamo appunto una famiglia, eh, ci sono i numeri di telefono e il sito di diamoci la zampa, diamoci è il sito di Gaia Animali Ambiente, Gaiaitalia.it, dove trovare, se non fate in tempo a scrivere eh, i ne, riferimenti, le nostre mail e i nostri telefoni, per contattarci, perché Ryan, dopo una vita un po' difficile, adesso sta in rifugio, avete visto il rifugio di Arzagodà, da provincia di Bergamo, è un bel rifugio, è un bel rifugio dove viene accudito anche dai volontari, ha la possibilità di fare passeggiate, però poi torna nel box. E la maggior parte del suo tempo, come tutti gli altri, Ryan la passa in un box, non deve finire la sua vita in box, tutti i suoi giorni in box e quindi ha bisogno di una, di una famiglia che lo porti in passeggiata quattro volte al giorno e non una volta al giorno, come riusciamo a fare noi volontari. E quindi ci aspettiamo qualche telefonata per Ryan. E torno a parlare di Orsi per parlare di tutto quello che non ha fatto il governatore della provincia di Trento per avere un corretto rapporto con gli orsi. Tutti gli errori della mala politica che però forse ha volutamente commesso perché lui gli orsi non li ha mai voluti sul territorio del Trentino. Ehm, qualche anno fa c'è stato... Uh, un altro episodio, M49, l'orso Papillon. Non so se ve lo ricordate, che era stato incarcerato, o è stato incarcerato, è incarcerato in questo momento, ormai da qualche anno. Semplicemente perché aveva fatto qualche danno a qualche allevatore, eh, era entrato in una malga, una malga disabitata perché gli orsi non entrano nel malga quando sono abitate dagli uomini era una malga disabitata alla ricerca di formaggio, aveva fatto qualche danno e quindi è stato imprigionato. Era scappato per due volte dalla sua prigione, grandissimo, papillon, soprannominato così dal ministro Costa, ministro dell'ambiente. Ebbene, lì già si era capito l'atteggiamento del presidente della provincia di Trento, che l'ha voluto subito catturare e lo voleva abbattere. Abbiamo fatto ricorso al TAR, abbiamo vinto, e però, nel frattempo l'orso purtroppo era già stato incarcerato, almeno non è stato battuto. Ebbene, eh, l'allora ministro dell'ambiente Sergio Costa eh, aveva, fatto un, aveva redatto un piano orsi per il Trentino eh, che tra l'altro prevedeva esattamente quello che prevedeva il progetto Life Ursus, cioè la radiocollarizzazione di tutti gli orsi presenti in Trentino. Che cosa vuol dire radiocolarizzazione? Vuol dire che si mette un GPS all'orso e quindi si sa sempre gli orsi dove sono, dove sono, come si stanno muovendo e quindi si hanno sempre informazioni sul luogo degli orsi. E allora con la radiocolarizzazione degli orsi, eh, ehm, oggi si potrebbe eh, sapere in, in tempo quasi reale, esattamente come quando se io voglio andare a fare una gita in montagna, guardo il meteo e vado a vedere se domani Grandina, e se Grandina non vado in quel posto lì, ebbene esattamente io posso sapere lì c'è una mamma con i suoi cuccioli in quel bosco, non andrò lì perché... Uh, se vado a disturbare una mamma con i suoi cuccioli e mi avvicino troppo, rischio che mi faccia un falso attacco, perché questo fanno gli orsi. Dei falsi attacchi, tecnicamente in scienza si chiama falso attacco, cioè cercano di far allontanare l'oppositore, eh, l'oppositore uomo, quando lo percepiscono come un pericolo. Non lo attaccano, fanno il falso attacco. Ebbene, ma se tutti gli orsi fossero radiocolarizzati, si saprebbe dove sono e si eviterebbero i boschi in quel momento, in quella data giornata. Ebbene, Fugatti ha rifiutato il finanziamento che il ministro dell'ambiente Costa aveva fatto per la radiocolarizzazione e il monitoraggio costante. In provincia di Trento, ahimè, eh, il monitoraggio viene fatto soltanto a Campione. Eh, che cosa ha anche rifiutato, sempre che il ministro Costa aveva proposto per il Trentino e aveva anche già finanziato, eh, la la messa in posa di cassonetti anti-orso. Che cosa sono i cassonetti anti-orso? Dove noi andiamo a conferire i nostri rifiuti, soprattutto nei, nei borghi montani. Ebbene, gli orsi si avvicinano ai paesi soprattutto perché sono attratti, non certo dagli, dagli esseri umani, ma sono attratti dai rifiuti che gli esseri umani lasciano. Gli orsi sono fortissimi, sono in grado di, di rompere i cassonetti eh, normali e quindi eh, trovare i, i rifiuti. Eh, ci sono però dei particolari, delle particolari campane, dei particolari cassonetti che gli orsi non riescono ad aprire. Ecco, mettendo i cassonetti anti-orso, Uh, si tengono lontani gli orsi dai borghi e quindi dai, dai posti più, a, a, più abitati dagli uomini. Ebbene, uh, soltanto negli ultimi mesi la provincia di Trento ha cominciato a mettere uh, cassonetti anti-orso che invece ci sono in Abruzzo e anche qui uh, l'ex ministro, ministro Costa aveva proposto di metterli già anni fa e Fugatti aveva detto di no. Non solo, come ho detto prima, sono cessate da quando è governatore Fugatti tutte le campagne di educazione, tutte le campagne di informazioni. Due esempi su come sarebbero state efficaci. In Abruzzo e in Canada, negli Stati Uniti, dove ci sono degli orsi, lì sì, eh, qualche volta più, anche più massicci e più pericolosi, tutti i runner sanno che se si inoltrano i boschi dove ci sono degli orsi è necessario fare rumore, perché l'orso non attacca l'uomo. Eh, se sente rumore di qualcuno, si allontana. Se il povero runner Andrea Papi avesse avuto dei sonagli fosse stato informato, ci fossero state le campagne di informazione come ci sono in Abruzzo, come ci sono in Canada, come ci sono negli Stati Uniti, nel Nord America, avesse fatto rumore, non, non sarebbe stato silenzioso, non sarebbe sceso silenziosamente e velocemente dalla montagna, ma l'orso avrebbe sentito il rumore dei sonagli attaccati allo zaino, si sarebbe allontanato e forse Andrea Papi sarebbe ancora vivo. Ecco, questa è una responsabilità. Della scarsa o mancata informazione che ha fatto la provincia di Trento e che continua a fare la provincia di Trento: che non li vuole gli orsi, semplicemente non li vuole. Quindi, non mette in atto campagne di eh, buona eh, di, di, di compatibilità con la presenza degli orsi, ma semplicemente mette in atto eh, campagne di o catture o abbattimento degli orsi, che sono sbagliate c'è un veterinario Alessandro De Guelmi, il massimo esperto di orsi in Italia, eh, che è andato dall'assessora all'ambiente della giunta Fugati a spiegare il progetto Life Ursus prevede capillari campagne di informazione alla popolazione Spiega alla popolazione che non si deve avvicinare troppo alle mamme con i cuccioli. Comunque non si, per curiosità neanche per curiosità si deve avvicinare troppo agli orsi, perché li spaventa e quando si spaventa un soggetto orso, un soggetto umano può capitare l'incidente. Ebbene eh, racconta questo veterinario che l'assessora la, all'ambiente di fronte al maggiore esperto di Orsi in Italia, o uno dei maggiori esperti, ha guardato il cellulare per dieci minuti mentre lui parlava, senza neanche guardarlo negli occhi, dopo dieci minuti l'ha interrotto e ha detto, le faremo sapere dai nostri dirigenti. Alessandro De Guelmi è ancora lì che sta aspettando, così come stanno aspettando le campagne di informazioni e di comunicazione di essere messe in campo. Eh, L'atteggiamento politico, la scelta politica della, della provincia di Trento completamente sbagliata eh, la gestione degli orsi non è più fatta dagli esperti, dagli scienziati, dai ricercatori del Parco Adamello Brenta, ma è fatta dalla protezione civile. Cioè la protezione civile è quel corpo che interviene in casi di emergenza. In casi di emergenza. Bravissimi nelle emergenze, ma quindi evidentemente la volontà della provincia di Trento è di considerare gli orsi un'emergenza, non una, una, di avere dei rapporti... Eh, corretti ed equilibrati, ma li considera un'emergenza e li fa gestire dal corpo della protezione civile, che non sa niente di orsi, bravissimi in caso di alluvioni, in caso di fango, nel caso di dover salvare delle persone, ma di orsi non sanno niente, tant'è che il capo della protezione civile, l'ho sentito dire io in una conferenza stampa, l'orsa JJ4 è un'orsa aggressiva nei confronti degli uomini perché ha anche rotto tutte le fototrappole che noi avevamo messo per catturarla. Che significa non sapere niente di orsi? Che significa dare agli orsi un pensiero umano, come se l'orsa Gigi 4 avesse distrutto le fototrappole perché sapeva a che cosa servono delle fototrappole e sa che le fototrappole servono a fotografarla perché così si sa dove è per catturarla. Cioè, significa dare gli orsi dei cartoni animati. E purtroppo questa è la linea politica della provincia di Trento che ha tagliato i fondi, ha tagliato personale per avere... Un un corretto rapporto uomo-altri animali-ambiente, sbagliando, facendo mala politica e noi eh, così sappiamo che non facendo tutte queste cose, non mettendo in campo queste, queste campagne, eh, si alza l'indice di rischio. Perché quando una popolazione è lasciata da sola, quando una popolazione non sa che cosa fare, è più possibile il rischio di un incidente. Quando si tagliano i fondi, se gli orsi non sono radiocolarizzati, è più alto il rischio di un incidente. Quindi cattiva politica e noi speriamo che finalmente la provincia di Trento possa cambiare politica nei confronti degli orsi, nei confronti dei lupi, nei confronti della fauna selvatica. Ho terminato il mio tempo, alla prossima puntata di Zampe Pulite. Ciao a tutti! Dal 1995 Gaia Animali e Ambiente Ollus si batte a Milano e in tutta Italia per difendere gli animali, l'ambiente e la salute umana. Le battaglie di Gaia sono sempre dirette contro i nemici della vita e volte ad ottenere risultati concreti. Sono migliaia gli animali salvati da tortura, abbandono e morte grazie al nostro impegno. Sono centinaia i cani e i gatti ricoverati e accuditi con l'adozione a distanza. I libri di Gaia, Gaia Lex e la nostra newsletter informano e aiutano le persone e le istituzioni che difendono gli animali. Manifestazioni, blitz, occupazioni, libri, denunce, studi, adozioni, salvataggi, cure veterinarie. Questo e molto altro è il mondo di Gaia. Aiutaci ad aiutarli. Sostieni Gaia con il tuo 5 per 1000 e con il tuo contributo. Eccoci qua, siamo tornati dalla pausa pubblicitaria, so che abbiamo in collegamento una persona che vuole intervenire, vediamo se riusciamo a metterci in contatto, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, ci dice il suo nome, da dove ci sta chiamando? Sono Maria, chiamo da San Giuliano, sono la moglie di Francesco che mio marito praticamente ha, ha combinato secondo me un pasticcio ecco, eh, mia, tre, Mi ha anticipato circa tre, qualcosa quattro... la nostra segretaria di redazione sì. infatti ci tenevamo a questa chiamata perché è interessante da un, uno scherzo che sembrava veramente così, una sciocchezza, una cosa banale è successo un po' un pasticcio in casa Ci racconta? esatto, esatto. praticamente mio marito ha per fare uno scherzo per me stupido, con, ha fatto finta di picchiare la bambina, la figlia più piccola, eh, che appunto aveva mh, solo 10 anni, eh, il cane è diventato un osso, eh, si è arrabbiato tantissimo, il mio cane che è solitamente è buono, si è arrabbiato molto, a, fino a tentare di mordere mio marito. Ovviamente la bambina ha detto, è stata allo scherzo, ha detto anche aia, aia, come se veramente il padre gli stesse facendo del male. Io ci ho messo un bel po' a calmarlo, e mio marito non gli va giù questa cosa, dice che il cane non avrebbe dovuto reagire così con lui. Ci dice per favore il cane se è di una razza in particolare, se è un meticcio maschio femmina? È un meticcio maschio, eh, deve fare 5 anni a novembre, è sempre stato dolce con noi, bravo, in tutto, non ha mai morso nessuno. Eh, in quel momento invece è diventato una iena, è diventato un orso, non l'avevo neanche riconosciuto, perché si è arrabbiato tantissimo quando ha visto appunto eh, fare eh, picchiare questa bambina anche se per scherzo eh, lui si è arrabbiato moltissimo allora, e quindi ha tentato di mordere anche mio marito per farlo smettere. Allora, signora, il suo sì. è, è un incrocio tra un aschi? Ma ha detto e? Border Polly l'aschi era il papà o, o la mamma? Qua, questo non lo sappiamo, io lo so. di più a un aschi o a un border? Assovia di più a un border, però c'è i colori dell'aschi? È, sì, è a, al borde allora l'animale quel, lì ha delle caratteristiche da, da, da carne da pastore che difende. Probabilmente lui, la sua famiglia, vi vede un po' come pe... dorme in casa quel cane, dorme a letto con certo. qualcuno? No, 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 no. Io gli ho insegnato fin da cucciolo a dormire accanto al nostro letto, ma non sale sui letti né sui divani. Dorme dalla sua parte o dalla parte di, di là? Dorme dalla parte di mio marito, ma solo per questione di spazio però ascolta solo me, ascolta solo me. Comunque vuol proteggere eh, nell'ambito, parlando di cani moderni, si deve parlare di, di cani antichi, bisogna parlare di lupi. I lupi sì. nel branco hanno dei cani che eh, proibiscono le liti interne e probabilmente il vostro cane eh, ha proibito a suo marito di... Eh, voler fare del male alla bambina, la bambina si è, si è spaventata e il suo cane vuol difendere questa bambina che, secondo lui, giudica la, la più piccola. E tra l'altro, è, fem è femmina, no? La bimba? Sì, sì, adesso è più grande, però aveva eh sì, 10 anni. Eh, eh, probabilmente e quindi... lui voleva difendere la femminuccia proprio perché è una portatrice genetica e forse il cane è anche innamorato della bambina. Ah, eh, ha voluto colpire il, il vecchio perché dice: Tu non puoi toccare una femmina e non si possono toccare le femmine nel branco. Anche da noi, quando un uomo picchia una femmina, non è normale perché la femmina è portatrice genetica. Il vostro cane ha fatto un mi pensiero. Mi fa de... Ha voluto colpire il vecchio. <ride> sì, fa... vabbè, dai, <coughs> ha voluto colpire il papà esclusivamente perché voleva difendere. La femminilità e voleva difendere il più debole del branco. Il eh, vostro esatto, cane. Ma è quello che penso io. Eh, Tuttavia, mio marito ancora non era convinto. Un po' il giudice di famiglia adesso. è, è tornato normale dopo? Adesso C è, è normale? Certo, episodio. certo che sì. Diciamo che i primi tempi, dopo quell'episodio, lui era molto molto eh, come dire diffidente di mio Guardico. marito. Ogni volta che mio marito si avvicinava alla ragazzina, lui sempre lì a vedere cosa glielo stesse facendo. A controllare. Eh, sarebbe un ottimo cane in determinati ambienti, dove nella metropolitana, dove hanno delle idee un po' strane. Un po strane eh? O sugli ascensori della metropolitana, dove hanno delle idee strane. Quello sarebbe un cane favoloso. Comunque guardi: lei ha un ottimo cane di famiglia, si è identificato Grazie. bene con la sua famiglia. E suo marito cerchi di fare poco il furbacchione che con lei, perché sennò il cane gli scalda le orecchie, ha capito? Eh sì, secondo me sì, infatti. Grazie per aver Grazie. chiamato. Grazie. Salve. Poi ci scrivono, ho un bovaro del Bernese di due anni, ha paura a stare in mezzo a tanta gente, come posso fare? Il bovaro del Bernese, bisogna vedere i primi periodi di vita, dove l'ha tenuto, come l'ha tenuto, eh, 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 quanto? Dio, due anni. Due anni. Eh, due anni, insomma, non è tanto facile lì. Adesso lo deve eh, obbligare un po' a stare in mezzo alla gente. Poi è maschio e femmina. Eh. Ecco, magari quando ci mandate i messaggi, se riuscite a essere eh, un po' a darmi più precisi. maschio femmina l'età e in che ambiente vive perché eh, la cosa più importante è il primo periodo di vita per gli esseri umani è tre anni, per i cani dura 120 giorni, 160 giorni, e, e sono i più importanti. Se voi in quel periodo lì non fate quello che va fatto, socializzazione, conoscenza dei persone, cose, ambiente, per il resto della vita questo animale è come un computer che gli mancheranno sempre delle lettere, e sono queste lettere, cioè la socializzazione nel branco, e ha paura. Ci vuole tanta, tanta pazienza, lo deve obbligare, lo deve obbligare, e vedrà che un po' recupera. Iniziamo a fare qualche esercizio, allora, qualche salto. Qualche poi dopo proseguiamo perché con gli i ultimi cani, eh, sì, ne hanno bisogno. So, sono, un po', sono un po' stressati qui. Facciamo così: la lei, dai, che ha voglia. Prova anche la tua, dai, dai, venga. <ride> Stavo giocando voglia. con quella là, mettetevi qua. <ride> prendiamo un altro. Marisa venga lei dai. Ah, venga anche lei se no mi fa venire il mal di testa. Ecco che già comincia, quello là sta guardando dice, ma come? Tutte le femmine lei e mia me, che io sono il più bello. Via avanti, fus. Fus vuol dire vicino alla gamba, vedete che noi non portiamo dietro. Avanti, Fus. non portiamo né coll'aria strozzo, né non diamo cibo, non tiriamo, magari pensate chissà cosa facciamo, niente, pazienza, dietro, stay, sit, flat, tu rispondi a quello là che poi ci penso io, vado vicino un attimo perché ha bisogno di un po' di, di indulgenza, sit, avanti, adesso sta anche te, avanti. Dietro, stay seat. lasciateli sul sit. togliete i guinzagli via. Stay, dove c'è un cane che, rende, che è nervoso, rende nervoso tutti quanti gli altri. Fermatevi, chiamateli. Allora, una cosa bella sarebbe se un giorno riesco a chiudere lo studio e lasciarli liberi. Voi non avete notato. Per esempio questa Rob Weiler. questa Rob Weiler sta puntando quella cagna là, quella bianca, perché la punta? Perché sta diventando la concorrente di quella là, vuole essere veloce e brava come quella lì e, e nell'andare avanti cercherà di sabotarla. Ieri, eravamo ieri a sua cosa, ieri quando la sua gli è passata vicino quella lì ha cercato di spelargli la coda a quella là. Quella è passata, anche sta qui che c'è palla cua. Com'è ti fermo? E gli ha tolto un bel po' di pelo. Difatti, c'era il cane nero con un sacco di pelo. E siccome lei sa che sto parlando di lei, fa finta di guardare in giro se ci sono uccellini. Lo sa, Avanti. Tu no, tu sei troppo brava. Avanti, fus. Dietro. Tre passi avanti, uno indietro, front. Plat, plat, plat. Sit, fus. Avanti, fus. Plat, togliete i guinciagli, via di là. Platt. Voi star zitto o no? Via. Ogni cane deve star fermo finché il padrone non lo chiama. Nel regolamento di Stato è previsto anche che stanno fermi quattro minuti, i padroni se ne so, dovrebbero andare e questi qui devono stare qua da soli, io dovrei passare in bicicletta, eh, dovrei passare eh, di corsa e quelli devono stare fermi, fermi devono stare. Uno per volta, tu dopo ti chiamo, quella lì è talmente intelligente che sa ogni cosa che dico e mi guarda e vuole parlare con me e fa la brava perché è una piratona, sapete perché fa la brava? Perché vuole conquistarmi, sedurmi e, e avere della Rotweiler e avere vantaggi rispetto alle altre. Quella bianca? Quella nera? Quella bionda? Lo so, non dovrei dirlo, quella stronza. <ride> Dai, chiamala. Vedete che si avvicina di là? e il, il linguaggio è anche suddolo, ma si avvicina. Sapete perché? Perché la vuol guardare negli occhi e gli sta dicendo: Io tra un po' ti faccio la festa. E quella là la fa finta di niente, le dico: Cavolo, te me frighe, avanti, fush. Se dovessero vivere insieme Aldo, due soggetti di questo tipo, è vero che magari cresciute da piccole scattano altre dinamiche, allora, però anche loro sono così. Le dinamiche, ci sarebbe da fare una trasmissione, però andrebbe registrato prima. Allora, le dinamiche sono così. Nella vita reale se sono libere e non c'è competizione sono amicissime. Quando stanno facendo qualcosa comincia a entrare la competizione, ognuna di queste vuole essere più brava dell'altra e le più brave diventano delle grandi carogne, arrivano a mordere anche l'amica più stretta, finito tutto, sono amiche, però sul lavoro sono nemiche perché come loro vogliono essere prime, vogliono essere le più brave, questa che la sarà sicuramente una rompiscatole dalla Madoia. Quella là, la seconda, vedete la seconda là? La maglietta, là? Gialla, la la maglietta gialla. La maglietta gialla usa un metodo falso. Quella lì ha il motto classico delle donne che vogliono conquistare un uomo. Un uomo si conquista col miele, non con l'aceto. E quella lì mi sta guardando con gli occhi dolci, dice ti voglio bene, ma si fa gli apparacci suoi. <ride> si fa quella là, là, vedete quella là che guarda se la guardo? La, quella lì è una furbacchiona. E questa qui? fa l'indifferente, sapete perché fa l'indifferente? Perché non può competere con le altre due in velocità e se fosse libera, tra un minuto lei sarebbe qui, no? Con la testa, metterebbe la testa e, e sarebbe qui ad abbracciarmi. Come lei mi abbraccia, arriva questa e la manda via. Appena va via, arriva quella là e la sentrufola che? Ognuna, sono femmine. Avanti, forse... Adesso faccio fare anche a voi. Plaz Caput! Sì! Facciamo così. Spostatevi qua, che io metto giù due ostacoli. Spostatevi, tornate ai vostri posti, che io metto giù due ostacoli e vediamo. Non lo metto giù classico, no? Lo metto giù così. Va bene, la signora con quella roba lì. Aldo, questi sono ostacoli che si possono fare benissimo anche a casa. Ognuno la detto se li può spesso. fare. Ma di Pippo andate a ritorno. Tante ciacere, dai. dai, dai oh. Zurich. Zurich. Oh. Sto disperato. Lo leghi via, vada lei. Aspettate, c'è un motivo per cui l'ho messo giù. Vada, stia lì. Marisa, vada là, Marisa. Mandi la belva, stia lì. Mandi la belva. Tutte e due insieme! Ehi, basta! Tutte e due insieme, via! Vada anche lei! Che vediamo Pippo! Quelli che fanno casino sono quelli che non ubbidiscono per niente! O vede là che è nervosa il va là, vuol picchiare una femmia, oh, picchia chi? Mandi il suo e Marisa, via! E, e vuol mettere in difficoltà quell'altra. E questo vedete i capricci che fanno. Tutte e tre insieme, pronti? Occhio perché quello lì la mena. Via! Come vi ho detto i maschi sono sempre dei pistola. Venga qui col maschietto, venga, si metta lì col pistolone. Venga lei, vada di là. E il motto dei maschietti le è endom sbragom spacom rompom. Mandi la sua. Oddio che roba è. Passo sotto! <ride> Bene! Vai con lo Shiba! Manda lo Shiba! Ma siamo sicuri? Poverino, con quella maglietta lì si vergogna! <ride> sempre giù che canta solo la carità al dopo non, dop, saltare, non può saltare perché fa fatica va bene, va bene, va bene questa stanga serve per, per controllare il cane mandi il cane op plaz, cri cri Questa è ubbidienza. Mandi la sua! Oh plats, cri-cri! Mandi la sua! Non si arrabbi! Bravo! Adesso tutte e tre li mandate, tutte e tre gli dite cri cri. Proviamo un po', pronti? Via! È perfetto. Cioè, Ci vuole un sacco di pazienza. eh. Va bene! A dire la verità, sarebbe così: Marisa, passi lei e il cane di là. La tecnica sarebbe questa. Vada. Marigia, adesso il cane va sotto e lei va sopra. Marigia, adesso lei va sotto e il cane va sopra. Adesso fate tutte e due sotto. E qui ne ho solo uno, ma devono essere quattro o cinque. Brave però. Bravissima Marisa. Non lo faccio fare a lei, signora. No, lo faccio fare alla giovane signora e poi alla signora che ha il cane agitato. La giovane signora, vada. Oh, sopra, andate a ritorno. Adesso il cane sotto e lei sopra. Adesso lei sotto e lui sopra. Adesso tutti e due sotto. Il cane che l'aiuta è fantastico. È fantastico. Venga lei. Andate via di lì voi, che c'è la signora che, che ha il cane pronto. Voleva farlo lei? Lei di gambara? La signora, op, andate a ritorno. Adesso, adesso lei sotto e lui sopra. Vada sotto lei, Aldo. Grazie, no, grazie, grazie a, a tutti voi come sempre molto bravi e Facciamo Un saluto collettivo, così come siete, a tutti. Si metta così, tutti insieme. Quando dico liberi, dovete dire fiamma. Liberi, andate a casa vostra. Grazie, grazie. Aldo. Arrivederci. Buonanotte, liberi, liberi. Fanno dei peli.